Allora, oggi parliamo dei profumi e degli odori in generale, perché qualcuno ci ha scritto e vi abbiamo invitati a scriverci delle domande e c'era questa domanda da più parti, dunque pensiamo che sia un tema che interessa. Dobbiamo dire prima una premessa. Il mondo antico era una giungla di odori, anche di cattivi odori. A Pompei non c'era una fogna, per esempio, dunque immaginate le strade, gli animali, i rifiuti, l'immondizia, le case erano piccole tranne quelle dei più ricchi e dunque densamente popolata la città, molte persone in case di dimensioni ridotte, dunque potete immaginare cosa significava a livello di igiene personale, ma anche di igiene, diciamo, urbanistica. Ora, però, in questo mare di odori di vario tipo c'erano delle isole profumate e queste erano innanzitutto le persone che tenevano alla propria igiene personale con i profumi. Anche lavandosi, pochissimi avevano un bagno in casa, dunque si andava alle terme e c'era l'acqua fredda, tiepida e calda, si facevano delle docce, non c'era il sapone come lo conosciamo oggi, ma lo riuscivano a ottenere un risultato simile con olio d'oliva e cenere e sali. Dunque, questo fa una sorta di sapone e poi dopo ci si profumava. E come si funzionava, possiamo vedere un po' qui con questi reperti che vengono da varie parti della città di Pompei. Allora, immaginiamo di fare un profumo di rose, Alessandro, come funziona? Quale di questi oggetti dobbiamo prendere prima? Allora, dobbiamo iniziare con un mortaio, con il suo pestello a forma di dito. Sono mortai solitamente di piccole dimensioni in marmo, utilizzati quindi per piccole quantità di olio essenziale. Venivano pestati. Quindi qui dentro mettiamo le rose, Esatto. i petali, e poi viene pestato. Si ottiene una sorta di pasta. Sì. Di impasto che viene poi pressato e vengono fuori gli oli essenziali. A Ok, a quel punto ci serve che cosa? quel punto ci serve l'olio d'oliva che è la nostra base, la base per gli unguenti Sì, antichi. allora facciamo non quello grande perché dovremmo pestare una massa di rose. Prendiamo, diciamo, questo o uno ancora più piccolo. No, questi sono, alcuni hanno ancora il coperchio, vedete? Sì. Dunque, diciamo, vogliamo riempire questo qui che è di vetro, quindi si vedeva da fuori che cosa c'era dentro. Allora, che cosa facciamo? Questo va qui dentro? Mescoliamo, No. esattamente, mescoliamo l'impasto di rose con gli oli e dopo Però averlo, dobbiamo esatto, anche dopo averlo mantenuto in infusione per qualche tempo, poi viene estratto l'olio pulito utilizzando questo che è un colino, si vede traforato, è un poi l'imbuto imbuto che poi possiamo versare in un in un Una fiasca contenitore, ancora più piccola, dunque esattamente. sopra va il profumo e lo possiamo, l'olio profumato. E quindi immaginate ora qualcuno dopo aversi fatto il bagno si copre di questo e poi che serve? E poi si potevano utilizzare ovviamente vari tipi di unguenti anche per la detersione del corpo in palestra o alle terme con gli striggili, quindi si mescolava quest'olio con della sabbia, con qualcosa che avesse l'effetto dello scrub, oppure si utilizzavano i lisciatoi fatti con le pietre pomici che venivano passati sul corpo, veniva utilizzato proprio per Invece questo stendere, e serviva questo poi per serviva per togliere via togliere, no, lo strigile. l'unguento, la sabbia e la pelle morta.
Poi, nell'occasione di un sacrificio, anche di una festività religiosa, anche lì bisogna creare una piccola isola profumata e dunque si utilizzavano incensi. Li troviamo sugli altari davanti al santuario delle divinità che proteggevano la casa, i lari, e spesso troviamo ancora i resti di questo materiale bruciato, per esempio il rosmarino, Sì. che poi produce un aroma che doveva accontentare, fa piacere alle divinità. Per esempio questo si vede che ha qui ancora Le tracce di le bruciato. tracce di bruciato e questi buchi che servivano Questi per forellini servivano probabilmente proprio per sospendere questi rametti rametti, sì. di essenze. Dunque, un mondo molto pieno di odori intensi, però dentro c'erano anche le isole di odori, profumi molto belli, piacevoli. E la bellezza poi era un ideale, un valore che poi vediamo rappresentato anche nelle immagini. Ok, allora noi adesso siamo nella casa dei Delfi a Pompei e vediamo esattamente quello che vi abbiamo descritto con gli oggetti veri su una pittura che rappresenta questi piccoli bambini e bambine con le ali. Chi sono, Alessandro? Sono Eroti e Psicai. Quindi Eros, il dio dell'amore, e Psiche, l'anima. E loro portano con un caprone i fiori, che probabilmente sono delle rose, poi li fanno Li fanno seccare, fanno. seccare con una specie di telaio, con un apparecchio Una sorta di pressa. che si immagina, Sì. sì, loro usano dei martelli per chiudere questa pressa e vedete qui esce l'olio essenziale. Seccare serve per far uscire dalla pianta l'acqua e quindi rimane dentro l'olio essenziale. Poi viene qui bollito Sì, forse. probabilmente viene riscaldato su un braciere, in un calderone viene riscaldato l'essenza, probabilmente per togliere le ultime parti Sì. Poi di acqua. mescolato, e vedete qui, queste sono esattamente le bottigliette che avete visto prima nel deposito del sito di Pompei. E dunque viene imbottigliato, e poi alla fine c'è una psiche con le ali e un piccolo erote che fa provare a lei il profumo che si è ottenuto con questa procedura.